credibile se garantisce una ripresa dei posti di lavoro e una riduzione di quella che per noi è sicuramente una piaga, che è rappresentata dalla disoccupazione così cresciuta in questi ultimi anni di crisi. Rispetto anche a quello che ho appena detto, volevo inoltre dare i pareri rispetto alle risoluzioni che sono state presentate. Parere favorevole solo alla risoluzione dei colleghi Marchi, Tancredi, Librandi ed altri, con parere contrario sulle risoluzioni Marcon, Guidi, Brunetta, Rizzetto e D'Incà. Grazie, sottosegretaria. Poiché a norma dell'articolo 118 bis, comma 2 del regolamento, si vota per prima la risoluzione accettata dal governo, è chiaro che abbiamo capito qual era il termine. Io non avevo ancora chiesto al governo di esprimere, di dichiarare quale risoluzione intendeva accettare, ma la sottosegretaria mi ha anticipato e quindi. Va bene, grazie. Ricordo che in caso di approvazione della risoluzione accettata dal Governo risulteranno precluse le altre risoluzioni presentate. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Lello Di Gioia, che ne ha facoltà. Prego, onorevole. Grazie, signora Presidente. Signora Sottosegretaria, è certo che non siamo usciti definitivamente da quella spirale difficile di crisi che abbiamo vissuto in questi anni, ma che sicuramente le riforme che sono state approvate stanno comunque delineando un aspetto positivo e quindi la possibilità di fare in modo che il nostro Paese assume una posizione importante per ciò che riguarda la crescita, lo sviluppo e quindi anche l'occupazione nel prossimo futuro. Certo, in questo documento vi sono degli elementi interessanti che riguardano soprattutto la questione dell'indebitamento netto, la riduzione nel tempo del debito pubblico. Vi sono però alcune questioni che io credo che debbano essere valutate con estrema attenzione, che riguardano sia l'avanzo primario, che a me pare non in una situazione estremamente brillante, anche se poi nel 2018 si pensa di arrivare al 4%, ma soprattutto per quello che riguarda gli investimenti. Io credo che noi abbiamo bisogno di poter intervenire sugli investimenti e non semplicemente con quelli che sono gli strumenti tradizionali, e cioè finanziati e finanziati semplicemente dalle banche, anche perché sappiamo benissimo che in questo periodo vi è poco credito da parte delle banche. Abbiamo ulteriori strumenti che questo governo purtroppo non mette in gambo per una questione che non si riesce ancora a capire, quanto altre nazioni e altri paesi del mondo occidentale lo stanno utilizzando. E mi riferisco soprattutto a quelli che sono i fondi pensioni, che possono essere utilizzati per finanziare investimenti, per finanziare aziende, per finanziare quella che è l'economia reale di questo Paese. E lo sviluppo si ha sviluppando l'economia reale. E per tutta risposta questo governo continua a non prenderle in considerazione, anzi sta facendo in modo che i fondi pensioni non vengano ad essere, come dire, non soltanto utilizzati, ma non vengano ad essere espansi. C'è quindi una concezione culturale che credo che debba essere superata da parte del governo per capire che vi sono altri strumenti per finanziare lo sviluppo di questo Paese. La nota negativa però, e mi avvio alle conclusioni, è che vediamo anche in questa nota le difficoltà del mondo del lavoro,
le preoccupazioni che si hanno per l'occupazione, perché non si abbassa l'occupazione, perché non ci sono interventi che vanno a determinare una condizione diversa sull'occupazione. E il problema vero è il Mezzogiorno d'Italia, un Mezzogiorno che soffre, un Mezzogiorno che aumenta la sua disoccupazione, un Mezzogiorno che ormai è arrivato al limite della sostenibilità sociale. C'è bisogno che il governo prenda coscienza, al di là di quello che oggi può essere l'inaugurazione di una strada che può fare il ministro delle infrastrutture, si prenda coscienza che vi è bisogno di una politica forte per il Mezzogiorno e con il Mezzogiorno, perché il problema del Mezzogiorno non è un problema del Mezzogiorno, ma è il problema dell'Italia e d'Europa. Se noi vogliamo sviluppare questo Paese, io credo che in prima ci deve essere il problema del Mezzogiorno per ridare fiducia e occupazione, quindi occupazione a quelli che sono i giovani del Mezzogiorno stesso. Grazie. Grazie, onorevole Di Gioia. È scritto a parlare il deputato Ottobre. Prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente, signora Sottosegretaria. Condividiamo gli obiettivi strategici delineati dal documento di economia e finanze in termini di crescita economica e di consolidamento dei conti pubblici che possiamo riassumere nella volontà di non aumentare la pressione fiscale e di favorire le riforme istituzionali della pubblica amministrazione e della giustizia, del mercato del lavoro e del sistema fiscali come ragioni di competitività del sistema Italia. Il quadro macroeconomico che il DEF indica conferma come il Paese sia